È una giornata a cui forse ci siamo assuefatti, stiamo cercando di dare un significato nuovo nel corso degli ultimi anni per dire c'è un problema, guardate, non è un problema che leggete soltanto, che se ascoltate alla radio, ma è un problema anche di Siracusa e della sua provincia. Violenza di genere, com'è la nostra realtà, come rispondete a quella che è l'emergenza e le esigenze delle donne che chiedono aiuto? Noi siamo molto contenti di questa giornata, della tappa che abbiamo raggiunto oggi con il consorzio, un libero consorzio comunale che concederà incomodato d'uso e ci permetterà la riapertura della casa rifugio e soprattutto svolgere le varie attività che un centro antiviolenza è chiamato ad attivarsi per queste dinamiche. Cosa chiedono oggi le donne che hanno e trovano il coraggio, la forza di dire ho bisogno di aiuto? Comunque il tessuto sociale è molto carente, perché la donna quando si avvicina a noi la prima cosa che chiede è la tutela per i suoi figli e soprattutto cosa gli accadrà dopo che aveva denunciato. Anche se noi invitiamo le donne a denunciare, noi dobbiamo avere già i supporti pronti affinché questa donna non possa correre il pericolo di vita imminente. Ecco perché l'importanza della riapertura di una struttura dove possa accoglierla, almeno per un periodo finché la procura, la magistratura fa il due corso e anche le azioni legali possono essere completate finché la donna veramente possa essere messa al sicuro. Com'è la realtà di Siracusa? Noi siamo provati, come tutti sappiamo, dal delitto dell'uccisione della giovane Ligia Ardita. In questa occasione siamo anche parte civile, ma comunque ci sono molti casi nella provincia, l'abbiamo raccontato anche i fatti di Avola e noi ci stiamo prodigando, perché colgo l'occasione, per i fatti di Avola che sono rimasti degli orfani, affinché al Parlamento venga approvato. So che è stato portato alla Camera per le vittime di femminicidio, che venga riconosciuto loro l'opportunità di studiare e di proseguire la loro vita serenamente, perché questi orfani devono essere riconosciuti come le vittime della strada e le vittime della mafia. I dati non sono così semplici da poter esporre, anche perché ciò che si manifesta è solo la punta dell'iceberg del problema, perché c'è un'estrema difficoltà nell'affrontare questo percorso che è già di per sé un percorso difficile, ma la donna ha necessità di avere attorno una coralità di attori che l'aiutano. A partire dal momento in cui denuncia all'interno di una caserma dei carabinieri, per esempio. Per poi, c'è già la stanza dell'ascolto. C'è la stanza dell'ascolto, ci deve essere anche l'operatore giusto che sappia ascoltare, che sappia cogliere, che sappia soprattutto proteggere la donna in questo momento di enorme fragilità. 10 anni di esperienza con il centro di accoglienza per quanto riguarda le donne vittime di violenza e dei loro figli, quindi adesso attraverso questa sorta di welfare mix, cioè rapporto pubblico-privato, l'associazione di volontariato ci dà una mano a gestire una struttura che è nostra e che altrimenti andrebbe perduta, così si va deteriorando nel tempo. Già operativo questo casa rifugio? La casa è stata operativa fino al dicembre del 2013, adesso si tratta di reinserirla, risistemarla, rimetterla un po' in funzione dal punto di vista, diciamo, logistico, e questo sarà compito dell'associazione.